Guardo dall'alto. Le gambe sono lunghissime e sottili. Non so se sono nudi o indossino una specie di tuta aderentissima che sembra la loro pelle. Però tendo per la tuta perché alla congiunzione tra collo e testa c'è una specie di bordino rosso. Sono leggermente chini sulla culla. Uno solo di loro è piegato sopra di me. Avvicina la faccia alla mia e mi tocca la fronte. Mi prende la mano storta e la tiene a lungo. Sento molto caldo e dolore alla mano. Formicolio. Quando vanno via mi sento molto sola. Scompaiono semplicemente. Flash. Vedo la faccia di mia sorella sulla culla. Solo la faccia, perché è piccolina, 6 anni più di me. Non mi vuole bene, è dispiaciuta, perché sono ancora viva. Vedete come all'interno di questa situazione il soggetto è andato volontariamente in una situazione ipnotica profonda per l'etera. E quindi ti sta raccontando tutta quella serie di situazioni che lui, che lei ricordava quando era lì. Che è molto terapeutico questa cosa qui. Nella realtà, parto in casa, estremamente difficile. Prima di essere addormentata, la mamma aveva sentito dire dai 2 ginecologi, salviamo la madre. Mi presentavo di braccio. Pare che il ginecologo sia riuscito a girarmi tenendo la mano che era poi rimasta storta. Dopo qualche tempo, le dita si sono raddrizzate e comunque quando sono uscita non respiravo. Ginnastica respiratoria. Ti impastava come il pane, raccontavano. Acqua calda e fredda. E quando l'altro ha sbottato, e lascia perdere, non vedi che è morta. Aiutami con la madre o perdiamo anche lei. Ho finalmente respirato. Polmonite, mano storta, 2 gocce di coramina, ogni tot. Ma i 2 sono usciti dalla casa, no, strabraccetto e canticchiando. Erano laureati da poco e costavano meno di altri, più accreditati, e mi hanno salvato. In realtà le cose vanno in un modo diverso. Non si può mica perdere un contenitore. Il contenitore, quello lì, serve alla mantide, serve all'alieno. E allora la loro tecnologia te salva. In quella situazione, con le nostre povere addotte incinte, succede di tutto. Abbiamo un caso a Roma, è troppo forte, lui, la bambina che deve nascere, la mamma. Lui addotto, già messo in ipnosi, tirato fuori dal problema, ha già cacciato gli alieni e li ha rimandati a casa sua, non può parlare di questo con la moglie perché la moglie, ahimè, è iscritta all'Opus Dei e che ruttana e non so come fa, e vede la Madonna in camera, quindi dice la Madonna viene a trovarmi in camera, faglielo capire. Questa, la gravidanza ha 3-4 situazioni incredibili. Prima il bimbetto con l'ecografia risulta che all'interno della ghiandola pineale c'è qualche cosa che non ci dovrebbe essere, quindi si sta arrivando all'idea di farla abortire. Poi il ragazzo mi telefona, ma non ho trovato questo nel bimbetto. Io dico non ti preoccupare, c'hai dei buoni ginecologi. La settimana dopo il buco nella pineale è scomparso. Passa un altro mese, il bimbetto si è arrotolato, il cordone ombelicale è tutto storto, sta per strozzarsi, non ti preoccupare, c'hai dei buoni ginecologi. La settimana dopo non c'era più niente, tutto srotolato, e insomma, va avanti così. A un certo punto si arriva al momento del parto. Nel momento del parto succede una cosa allucinante, che è il classico problema spazio-temporale. La donna viene portata in sala operatoria, dice il medico, no, questa non ha ancora avuto la dilatazione giusta, lei torni fra un paio d'ore. Come esce dalla porta, la donna aveva partorito. E il problema è che quando il medico vede il bimbetto dice, cavolo, ma questo doveva essere morto, ha un nodo al cordone ombelicale, lui non ha più nutrimento da almeno 2 settimane. Bimbetto, sanissimo. Il papà contento prende il bimbetto con l'infermiera, va, entra in ascensore, si chiude l'ascensore e lo portano al piano di sotto dove c'è la nursery. Quando il babbo esce dall'ascensore c'ha un livido e una bruciatura sul braccio destro. Che gli dolora! Ha in mano questo bimbetto col dolore qui. Bravo, tecnica delle ancore. Quando lui scende, a un certo punto si ferma il tempo. Si apre l'ascensore o il muro e viene uno di questi piccoletti grigettini che hanno questo strano bacchettino in mano. E lui, che già si è liberato del problema, vede che questo gli prende il bimbetto e glielo vuole tirar via, perché fanno il controllo loro, non si fidano dei medici nostri. E lui tira sto bimbetto, tira che ti ritira, il piccolo grigio volante, gli punta la bacchetta sul braccio, gli dà una scossa della Madonna e si prende il bimbetto. Rimane tutto fermo, passa un po' di tempo,
Poi ritorna in grigio, si riapre il muro, gli dà in mano da questa solita scodellina che si apre come una specie di contenitore, e esce questo qui a mo' di banana, glielo rimette in braccio, si riparte, l'ascensore scende, si apre la porta e lui esce come un coglione e c'ha il bacio bruciato. Questo è quello che succede. Dall'alto, ripartiamo da qui, dall'alto. So che c'è qualcun altro, ma è solo una sensazione. C'è qualcuno che non vedo. Forse è un'amantide donna, che è il capo. Lei ha un nostro elenco, una specie di mattarello in cui è infilato un rotolo di carta, ma è un congegno elettronico. Lì ci sono le nostre tracce. Ha un mantello scuro che le copre dal collo in giù e la stessa che vedo durante il contatto delle 21. O sto ricordando quel contatto, sono convinta che sia un ologramma, ma è più distaccata degli altri, né amica né nemica. Questo mi colpisce moltissimo, non so perché, ma è la cosa più strana di tutte. I suoi occhi sono enormi, neri, lucidi. La luce si riflette ed è respinta. Non so spiegare come ha le palpebre semichiuse mentre gli altri hanno gli occhi aperti. Questa cosa mi spiazza, non so perché. Basta, prof, dice. Se vado avanti mi sembra di inventare, di metterci le mani, di inventarmi le cose. Mi sembra di essere il ragazzino olandese che tentava di evitare l'inondazione chiudendo con un dito il forellino che si era formato nella diga. Quanti ricordi ci sono lì dietro? È incredibilmente più chiaro il perché non mi sia mai sentita amata dai miei. In analisi ero arrivata alla conclusione che i miei mi avevano messo al mondo solo perché mia sorella non fosse sola, non perché mi volevano davvero. Questo è il vissuto inconscio che mi portavo dietro. E avere degli alieni intorno alla culla certo non mi ha aiutato. È così che mi sono affezionata a loro? Punto interrogativo. Allora, dietro questo banale esercizietto, quella donna riesce a ricordare un sacco di cose e riesce anche a fare una introspezione di quello che gli è successo. La frase finale: è per questo che mi sono affezionata a loro? La donna, quando mi comunicò la sua prima lettera, mi disse: senta, io ho letto quello che lei ha scritto e ha scritto di questi parassiti che sono i lux, quelli luminosi, quelli cattivi. Io purtroppo non condivido questa esperienza perché uno di loro viene a trovarmi ogni 4 anni, mi dice delle cose ma non mi fa del male. Questa era la prima lettera che mi scrisse. Io gli dissi: senti, Titi, mi mandi i test di autovalutazione, poi ne parliamo. Mi mandi i test di valutazione, vedo dalle domande la storia cavalletta, vediamo sta storia cavalletta. E lì si è aperto l'universo nella testa. Ora ha cambiato idea. Cosa fondamentale, cioè la mappa è il territorio è la realtà, la mappa è la fotografia che te fai del territorio. Se te c'hai una macchina fotografica bella, cioè la tua coscienza è grande, te vedi bene che cosa ti circonda. Se te c'hai una macchina fotografica, cioè una coscienza che è una ciofeca, prendi